Il fenomeno delle microcar lo stiamo vedendo, negli ultimi anni sta letteralmente esplodendo e ce ne siamo accorti anche all'ultimo salone di Parigi. Piacciono ai giovani, è vero, ma non solo, e sono un'alternativa concreta al traffico sempre più congestionato delle città. E allora oggi vi faccio conoscere un prodotto arrivato dalla Cina in vendita anche in Italia che invece di avere due posti come quasi tutte le sue rivali, beh, ne ha quattro. E allora ve la faccio conoscere velocissimamente. Lei si chiama Loggio W300, importata da Desner Auto per l'Italia, ed è una piccola microcar totalmente elettrica, lunga 3 metri e larga 1,50 m. Guardate qua, cerchi piccolissimi, sono appena da 12 pollici con pneumatici 145. La linea è molto simpatica, fa sorridere, squadratissima, però la dotazione è piuttosto completa. All'anteriore fari full LED come anche al posteriore, e dentro davvero non manca nulla. Ma prima di farvi vedere come si sta seduti dietro, ve lo dicevo, è a quattro posti, io volevo fare un check un po' dell'abitacolo per capire come è assemblato. Come su un'auto tradizionale abbiamo lo schermo da 8 pollici del sistema infotainment, al quale si può collegare anche il cellulare, lo schermo da 7 pollici della strumentazione, ve lo dicevo, anche due airbag per il guidatore e il passeggero, il clima automatico, ci sono anche due prese USB per la ricarica del cellulare e tra l'altro qui ci sono anche due ganci estraibili per attaccare le buste della spesa. Ovviamente parliamo di un'auto elettrica, quindi non c'è il tunnel, la plancia praticamente qui non ingombra, tant'è che si può passare da una parte all'altra molto facilmente. Selettore di marcia posizionato qui, ci sono i finestrini elettrici, ovviamente solo anteriori, e in ultimo anche i comandi sul volante per gestire le chiamate. In base al colore carrozzeria che sceglierete, sono tutte tonalità pastello, alcune delle quali davvero molto accese, beh, gli interni sono abbinati di conseguenza. In questo caso c'è un bel bicolor e non mi dispiace il fatto che i sedili, ben profilati tra l'altro, abbiano questa trama Pied Bull. E altro dettaglio da auto grande, la chiave, che è di plastica e di alluminio a scatto. Ma come saranno i posti dietro di un'auto lunga appena 3 metri? Ve lo faccio subito vedere. In realtà l'accesso non è neanche così male, esattamente equiparabile a quello di auto tradizionali a tre porte. E tirando su il sedile, impostato sulla mia altezza, che cosa si vede? Effettivamente che di spazio ce n'è per le ginocchia, ma anche per la testa. Insomma, 3 metri di auto, eppure, secondo me, quasi c'è più spazio che su alcune compatte. Ovviamente non si può avere tutto, quindi con i due sedili posteriori in posizione ovviamente quasi non c'è spazio per i bagagli. Io ci ho infilato uno zaino e anzi ci sono i cavi per la ricarica. Se volete un bagagliaio decisamente più capiente, basta reclinare gli schienali, di spazio direi che ce n'è in abbondanza. Abbiamo parlato di microcar, quadricicli ad essere precisi, ma cosa prevede la legislazione italiana? Anzitutto facciamo una differenza, ci sono i quadricicli leggeri, per esempio la Citroën Ami, e poi i quadricicli pesanti, come lei. E secondo l'articolo 47 del codice della strada, un quadriciclo non leggero è un veicolo la cui massa a vuoto non supera i 400 kg, 550 nel caso di veicoli destinati al trasporto merci. Questi veicoli possono avere inoltre una potenza massima del motore che non eccede i 15 kW. La velocità è autolimitata a circa 80 km orari e, a differenza dei quadricicli leggeri, che possono essere guidati a 14 anni con la patente M, qui invece è richiesta la patente B1, disponibile dai 16 anni in su. L'altra sostanziale differenza rispetto ai quadricicli leggeri è che loro possono circolare anche sulle strade extraurbane. E allora, qui dal volante posso dirvi che la prima sensazione, così di pancia, è quella di un'automobilina, di questa piccola scatoletta su ruote, però molto spaziosa all'interno. In effetti, da fuori non si direbbe, appena 3 metri di lunghezza, 1,50 m di larghezza, eppure dentro 4 persone ci stanno tranquillamente. Ampia la superficie vetrata, per cui si riesce benissimo a capire gli ingombri, a percepire quindi la sagoma dell'auto, oltre al fatto che poi c'è pure la telecamera di retromarcia e i sensori di parcheggio. Ma detto questo, volevo un attimo fare il punto, un breve recap, su potenze, autonomia, cavalli anche a disposizione. Allora, anzitutto il motore elettrico è montato sull'asse posteriore. Trazione posteriore,
un pacco batterie da 17,3 kWh che dovrebbe garantire, stando ai dati dichiarati dalla casa, qualcosa come 215 km nell'uso urbano, che poi sarà il più gettonato ovviamente per quest'auto, e una potenza di una quarantina di cavalli con 92 Newton per metro di coppia. La cosa interessante è che anche lo schema sospensivo è stato particolarmente curato su quest'auto. C'è un MacPherson all'anteriore e un multilink, stando a quello che dice la cartella stampa. Poi sarà interessante magari sollevarla sul ponte al centro prove di quattro ruote e capire bene come stanno le cose. Un multilink al posteriore, freni a disco all'anteriore, a tamburo dietro, ma al di là dello schema sospensivo quello che conta poi è la sensazione al volante, quindi sulle buche, sul pavé, sui tombini, insomma sugli ostacoli che si incontrano in città, l'assorbimento è più che dignitoso, non si viene sballottati da una parte all'altra e c'è un certo comfort che comunque non guasta mai. La posizione di guida è alta, questo non mi dispiace perché nel traffico effettivamente aiuta ad avere una visuale più ampia e soprattutto è più facile sedersi. Il volante è abbastanza inclinato, ecco, da questo punto di vista forse ricorda un po' un quadriciclo, ma detto questo, tra la strumentazione digitale, lo schermo da 8 pollici, l'aria condizionata, le modalità di guida che sono tre, il fatto di avere queste finiture particolari in più abbinamenti di colore, effettivamente la rende a tutti gli effetti un'auto. Certo, sarà interessante portarla al centro prove di quattro ruote, un po' come abbiamo fatto già con Ami e Topolino, e vedere un po' come si comporta nei nostri test di stabilità, per capire effettivamente se è una vettura sana oppure no. Il punto è che questi quadricicli si stanno velocemente diffondendo, sviluppando, ce ne sono tantissimi. Per esempio una delle sue rivali dirette sicuramente la Microlino, anche per fascia di prezzo, oppure la Yo-Yo, quella che ormai inizia a vedersi con una certa frequenza in città come Milano. Detto questo, la grande differenza è che qui, come vi dicevo, ci sono quattro posti, quindi più utilizzabile sicuramente anche per andare banalmente a prendere i figli a scuola o per avere anche più spazio per portare un'eventuale spesa o dei bagagli, qualora dietro non ci fosse nessuno. Il motore mi sembra abbastanza scattante. Chiaro, non posso fornirvi lo 0-100 perché, come vi dicevo, quest'auto è autolimitata a circa 80 km orari per legge. Ma detto questo, in città con il motore elettrico ci si muove sempre molto facilmente e in maniera agile, perché basta schiacciare l'acceleratore e si ha subito una risposta pronta, e quindi svicolare nel traffico, viste anche le sue dimensioni così ridotte, beh, diventa quasi divertente. È chiaro che le gomme così sottili sono 145 di impronta a terra, 145 mm per un cerchio da 12. Veramente fa sorridere questa cosa, perché oggettivamente a vederla ispira simpatia, no? Fa tenerezza con queste gommine quasi da carrello della spesa. Ma al di là, insomma, al di là delle battute, è chiaro che una gommatura così piccola ovviamente ha dei limiti fisiologici di per sé. Quindi sul bagnato, cosa che non sto provando al momento, mi viene da pensare che bisogna stare forse un filo più accorti. Tra l'altro, la cosa interessante di questa vettura è che in Cina, dove viene prodotta, è considerata a tutti gli effetti un'auto normale, tradizionale. È solo qui in Italia, in Europa, per la legislazione, che, visto il peso, viene fatta rientrare nella categoria di quadricicli pesanti. Ma tornando a parlare di autonomia, anzi di batteria, nella fattispecie è interessante anche sapere che, come un'auto grande, questa piccola V300 accetta la ricarica in corrente continua. E questo vuol dire sfruttare punti di ricarica più veloci e ultimare il 20-80% in qualcosa come 35 minuti. E poi, come le auto grandi, c'è anche la frenata rigenerativa, quindi alzando il piede l'auto rallenta, andando poi a ricaricare parzialmente le batterie. Ecco, a voler fare proprio i pignoli, secondo me l'aria condizionata, che comunque è automatica, si poteva regolare un po' più finemente, nel senso che o arriva aria fredda o arriva aria calda, non c'è proprio una via di mezzo, però tant'è. E chiudo come al solito con il discorso prezzi. Il listino della V300 per l'esemplare che sto guidando dice 19.000 euro circa. Chiaramente non sono pochi soldi, chiaramente non è un'auto che si acquista per risparmiare, perché allo stesso prezzo si potrebbe comprare un'auto tradizionale, una segmento A, ma forse anche una segmento B. Oltretutto c'è da considerare che
gode degli incentivi, quindi rottamando una vettura si sconta, il prezzo totale si sconta di 4.000 euro. Diciamo che lei si sceglie perché si ha a disposizione un mezzo che in qualche modo garantisce una usabilità nel traffico più congestionato diversa da quella di un'auto tradizionale. Comunque offre 4 posti, comunque offre una dotazione ricca di aiuti alla guida. Ah, e poi se la sceglierete, chiaramente preparatevi ad avere tutti gli occhi addosso, perché in città un mezzo del genere non si era ancora mai visto. E poi mi raccomando, in fase di parcheggio, soprattutto in discesa, come in questo caso, ricordarsi di tirare il freno a mano, perché non c'è la modalità parking, la P famosa, del selettore di marcia. Quindi sempre il freno a mano.